ritrovati all'appuntamento con l'informazione dalla Marca Trevigiana e allora riviviamo subito assieme gli eventi più importanti degli ultimi giorni. Vogliamo parlare di cose serie oppure ci parliamo addosso? Non ha usato mezze parole ieri il sindaco di Santa Lucia per riportare al centro dell'attenzione il tema della viabilità tra Conegliano e il Piave e in particolare sul progetto dimenticato del casello di Santa Maria del Piave sulla A27, un'uscita caduta nell'oblio dopo che tutti si sono concentrati sulla realizzazione della pedemontana. Ha solo rammentato che c'è una delibera di Consiglio dei Ministri del 2015 o 2014, ma non ricordo, che dichiara questa infrastruttura di interesse nazionale e quindi ha bisogno che a livello nazionale ci diano un po' di risorse per completarla, realizzarla. I progetti sono pronti, però non può essere solo il Comune di Santa Lucia che si batte. E dal palco inaugurale della Fiera Agricola l'appello è andato alla Regione ma anche agli altri comuni dell'area. Perché noi sappiamo fare sistema, non abbiamo vigne, se lavoriamo con l'obiettivo comune e lo facciamo tutti insieme. Perché dopo gli anni delle aziende di frigoriferi, cucine e quello che era definito metalmeccanica del bianco, ora questa è la zona del Prosecco. Economia che chiede infrastrutture viarie e amministrazione comunale che ha chiesto sostegno alla regione. Siamo all'anno zero in questo territorio, vediamo che fatica fa la pedemontana, ma è sulla destra Piave. Noi qui a sinistra Piave abbiamo bisogno di questo casello che aiuti e quindi ho detto all'assessore: guarda che verrò a trovarti e ti rinfrescherò le idee, porterò il progetto se qualcuno se l'è dimenticato, non te l'hanno presentato. E difatti l'assessore, mentre se ne andava prima, mi ha detto: vado a casa con un pensiero in più. Trovarsi improvvisamente senza acqua, rubinetti a secco, un bel disagio non solo per le normali abitazioni ma anche per le strutture ricettive, soprattutto in una città ad alta vocazione turistica come Asolo. Emergenza nella rete di distribuzione, una mattinata da incubo per tanti, raffica di segnalazioni sui social e ai centralini del comune per capire cosa stesse accadendo. Una rottura improvvisa della condotta di adduzione maggiore del consorzio acquedotto dell'ATS, che risale ancora al consorzio Schiavenin, quindi andiamo indietro di parecchi decenni. Probabilmente sarà stato un po' vetusto, un po' anche le condizioni meteorologiche, il fatto sta che si è rotto. Decine di squadre tecniche al lavoro. Sono intervenuti subito e già a mezzogiorno, attraverso un intervento di bypass della rottura, il centro storico è stato rifornito di acqua, non ancora a pieno regime, ma tutte le abitazioni, tutte le strutture ricettive, i locali pubblici hanno un minimo vitale. Esatto. Non c'è questa strada, c'è delle bandierine o ci sono bandierine. Una macchina dei carabinieri sbarra la strada a telecamere e giornalisti. Sono circa le 11 quando nella villetta di Via Iona, Cornuda, arrivano i RIS. I militari si mettono subito al lavoro esaminando ogni angolo dei tre piani dell'abitazione dove fino a poche settimane fa Daniel, Pascal Albanese e la compagna Sofia vivevano. Tra queste quattro mura, il 26 novembre scorso, si è tolto la vita l'uomo, 50 anni. Qui non ha più fatto ritorno la compagna, 42enne ucraina, scomparsa nel nulla una decina di giorni prima che Pascal si suicidasse. Due giorni dopo il tragico gesto, ai piedi di Forcella Mostaccini viene ritrovata l'auto di Sofia. È così che l'intera vicenda assume i contorni di un mistero che con il passare delle settimane si infittisce ulteriormente. Si attende che le indagini dei RIS nella villetta possano portare alla luce indizi che permettano di dare risposta ai tanti interrogativi che ruotano intorno all'intera vicenda. Si cercano prove anche nei computer della coppia, quattro quelli prelevati dall'abitazione che verranno esaminati dagli esperti informatici. E se da un lato le indagini vanno avanti, proseguono anche le ricerche di Sofia con forze dell'ordine e protezione civile che da settimane stanno passando a setaccio boschi, casolari, corsi d'acqua tra Maser, Cornuda, Pederobba e Montebelluna. È da poco passata mezzanotte. Romeo Antoniazzi, gestore della sala slot Mirage di Susegana, nell'ufficio che ospita la cassa. Nel locale, in quel momento, con lui ci sono tre clienti. All'improvviso, come mostrano le immagini del sistema di videosorveglianza, entrano due uomini di colore, corporatura robusta, il volto travisato da passamontagna e dal cappuccio della giacca. Entrambi in mano stringono una pistola. Mi hanno buttato la pistola alla testa e mi hanno detto: dammi i soldi che sennò ti sparo. Sono attimi concitati, Romeo Antoniazzi non si fa cogliere dalla paura, ma anzi intraprende una colluttazione con uno dei due malviventi. Compulsivamente, con la mano scacciata la pistola, è caduta per terra, si è spezzata in mille pezzi perché era di plastica, quindi là ho capito che era
erano due pistole finte e li ho aggrediti e li ho cacciati fuori a calci dal culo. I due fuggono, sul posto arriva una guardia giurata avvertita dal sistema antipanico attivato dal gestore. Pochi minuti e sopraggiungono anche i carabinieri. In 20 anni di attività, racconta Romeo Antoniazzi, ho subito diverse aggressioni e rapine. Uno ce le porta anche dietro questa rabbia. E in questa occasione mi è venuta fuori un'energia paurosa. Se io avessi avuto qualcosa di più pesante, li avrei stecchiti qua davanti. Mamma Claudia poggia con delicatezza sulla bara il costume. Inizia così, con questo gesto d'amore per ricordare la sua enorme passione per il nuoto, l'addio a Federica Brollo. 20 anni e un sorriso spento dal terribile incidente di Altivole. A Cairano la comunità si ferma e poco dopo anche le compagne del Monte Belluna Nuoto omaggiano il feretro con una sciarpa firmata da tutte loro. Poi l'entrata in chiesa ed accanto a papà Adriano, mamma Claudia e la sorella Francesca c'è anche lui, Francesco Zilio, il fidanzato di Federica, che era con lei nell'auto in quegli istanti terribili. Sull'altare il parroco legge una lettera scritta proprio dal ragazzo, distrutto dal dolore e dal rimorso di aver causato la tragedia, inconsapevolmente. «Caro amore mio», scrive, «non ho parole per descrivere il dolore e il vuoto che hai lasciato dentro di me», e continua ricordandola con lancinanti parole. Il giovane sa di essere sulla bocca di tutti in questi giorni, e lo sa anche la comunità intera. In questi giorni abbiamo ascoltato e letto un sacco di parole, tante parole belle che ci hanno fatto gioire, ma anche tante parole che hanno fatto e fanno male. Andare avanti è il monito, andare avanti rispettando la vita nel nome di quella gioia che Federica esprimeva, gioia e generosità. Il suo ultimo regalo, la donazione degli organi, per scelta dei genitori. È bastata una minima distrazione per vedersi letteralmente soffiare l'auto. È successo qualche giorno fa a Castagnole di Paese e il malcapitato questa volta è il parroco, Don Gino Busatto. Sta di fatto che la notizia del furto ha lasciato tutti stupiti. Forse i ladri lo stavano tenendo d'occhio. Il sacerdote ha parcheggiato davanti la porta della canonica. Ha scaricato dalla macchina, una punto bianca, alcune borse che ha portato in casa, lasciando per pochi secondi le chiavi in macchina. Quanto è bastato al ladro per salire a bordo e andarsene. Sbigottito e amareggiato il sacerdote, per non dire dei suoi compaesani. Non c'è più religione, c'è tanta indifferenza, tanto egoismo, non c'è un minimo di umanità per le persone. È una roba che non va ben fatta. Intanto perché è un capellano, no, specie nostro, e non so, mi dice, poi c'è stato. È una cosa molto brutta, ecco, non dovrebbe succedere queste cose, non dovrebbero succedere. Al giorno d'oggi è così, bisogna stare attenti, avere mille occhi. Banditi armati nella notte alla sala slot Admiral di via Fra Giocondo a Treviso, e non si esclude si tratti degli stessi che la notte prima hanno tentato il colpo al Mirage di Susegana, venendo messi in fuga dal titolare Romeo Antoniazzi. La rapina stavolta è andata a segno, travisati, armati di pistola, forse anche in questo caso finta, si sono fatti consegnare da una dipendente l'incasso della serata, alcune migliaia di euro, e sono scappati a piedi. Sul caso indaga la squadra mobile che ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Importante il confronto con le immagini di Susegana, caso oggi sulla bocca di tutti per la reazione del gestore, che al fratello ha fatto capire che rifarebbe ciò che ha fatto. Ho percepito che lo rifarebbe, e quello è il peggio, perché adesso si è munito di mazze da baseball e quindi ha detto la prossima volta non vanno fuori con le loro gambe. Renato Antoniazzi ammette che lui non reagirebbe allo stesso modo, ma riconosce il coraggio del fratello. Ho apprezzato quello che ha fatto e tanto di cappello. Non si può più subire a testa bassa, dice Antoniazzi, ma chi lavora dietro un bancone sa anche che dai malviventi ci si può aspettare di tutto. Sicuramente non come Romeo, perché comunque essendo donna non riuscirei a reagire così. Speriamo che non vengano qua. Ha rischiato tanto, perché se erano armati e poi vedendo anche le immagini erano anche belli corpulenti, non lo so se avrei avuto lo stesso tipo di reazione. Ecco. Piuttosto gli darei veramente l'incasso, piuttosto di farmi del male fisico, ecco. E dalla Marca Trevigiana per oggi è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, ovviamente su Rete Veneta.